Il consiglio che ti do oggi, ti può davvero aiutare a trasformare la tua vita. Perché grazie a questo consiglio potrai uscire da una gabbia, potrai spezzare le tue catene ed essere finalmente libero di. Libero di essere e di fare quello che vuoi. Il consiglio è questo: inizia a modificare i tuoi pensieri. I tuoi pensieri creano le tue emozioni. Le tue emozioni creano i tuoi comportamenti, che creano i tuoi risultati, che rinforzano i tuoi pensieri. Questo circolo vizioso, se attivato da una credenza positiva, creerà dei risultati positivi, il benessere, la felicità e il piacere. Se invece attiva una credenza negativa, questi non ti allontaneranno dal benessere, dalla felicità, dal piacere. Una vita senza benessere, senza felicità, senza piacere è una vita meno bella di quello che potrebbe, non è la vita che ti meriti. Come iniziare a cambiare i tuoi pensieri? Primo cambio che ti chiedo di fare è togliere tutti i devo dalla tua testa. Devo, non devo, gli altri devono, il mondo deve. E sostituiscili o con credenze più flessibili, per esempio il mi piacerebbe, ciò che mi piace, perché il devo è un'imposizione, il mi piace è una scelta. Quindi non devo fare questo, ma scelgo di fare questo, mi piace fare questo e per questo lo faccio. E poi con posso. Posso fare questo, posso fare quell'altro. Quindi invece di dire devo assolutamente piacere, posso piacere, ma se non piaccio, amen. Mi piacerebbe piacere e se non piaccio mi dispiacerò, però la prossima volta piacerò a qualcun altro. Partendo dal presupposto che non puoi piacere a tutti. Questa è una credenza assolutamente dolorosa che crea solo problemi che poi impareremo a sradicare dalla tua mente in uno dei prossimi video. Quindi inizia a cambiare idee in mi piacerebbe o posso. E poi fai il passo successivo. Ragiona con io sono. Invece di dire io posso essere felice, io sono felice. Io devo essere tranquillo, io sono tranquillo. Tutte le volte che ti dai un comando con io sono, stai trasformando quell'idea nella tua identità. Se tu ti dai degli io sono negativi, ti stai ingabbiando, stai creando una catena e ti stai allontanando dal benessere, dalla felicità, dal piacere. Ma il piacere e il benessere sono poi ciò che portano alla felicità. Quindi inizia a dire ciò che tu sei. E come ti senti? Io sono una persona degna di valore e miglioro ogni giorno. Io sono una persona degna di essere amata e ogni giorno miglioro. Io sono una persona con delle buone qualità e ogni giorno miglioro. Prova questo esercizio. È abbastanza facile. Se ci metti un po' di concentrazione, ti avvicinerai sempre di più al benessere, alla felicità e al piacere. E questo poi, di conseguenza, rinforzerà queste caratteristiche, perché l'una rinforza l'altra. Se ti ho aiutato con questo video, metti mi piace, commenta e condividi e iscriviti al mio canale, che è un piccolo passo per te, ma per me è davvero importante.